Buonasera e ben ritrovati per una nuova onda d'arte. Dai colori violenti ed esplosivi con cui abbiamo visto gli espressionisti dipingere le loro emozioni, questa sera ci immergeremo dentro le figure scomposte della seconda dirompente avanguardia storica. Fu proprio un critico d'arte, anche questa volta, a dare involontariamente il nome al movimento, definendo dei quadri di Georges Braque con immagini a suo avviso troppo geometriche, bizzarrie cubiste. Era nato il cubismo, un movimento che, traendo ispirazione da Cézanne, che fu tra i primi a rifiutare le tradizionali regole della prospettiva, intendeva rappresentare gli oggetti contemporaneamente da tanti punti di vista. Nella prospettiva tradizionale, la scelta di un unico punto di vista imponeva al pittore e di conseguenza all'osservatore a guardare soltanto alcune facce della realtà. Con il cubismo invece l'oggetto viene rappresentato contemporaneamente da diversi punti di vista, e così da ottenere una rappresentazione più completa dell'oggetto. Questa tecnica però ovviamente portava ad ottenere una visione incomprensibile al primo sguardo, e qui entra in gioco la quarta dimensione, il tempo. Per osservare qualcosa da più punti di vista occorre tempo, perché l'artista mette sulla tela tutta la conoscenza che ha dell'oggetto che rappresenta. L'arte ormai, come sappiamo, non deve più imitare la realtà, ma deve soltanto trovare un modo nuovo per raffigurarla, in questo caso guardandola con la mente anziché con gli occhi. Picasso, che insieme a Braque è considerato il padre del cubismo, anche se lui non ha mai voluto essere inserito in nessun movimento artistico, diceva: "Non dipingo ciò che vedo, ma dipingo quello che conosco", andando quindi oltre la sfera emotiva degli espressionisti per coinvolgere il pensiero, per rappresentare la realtà come la mente ha imparato a conoscerla. E proprio ispirato dalle tele di Cézanne, Picasso nel 1907 crea l'opera che dà ufficialmente inizio al cubismo, Les Demoiselles d'Avignon, un'opera considerata tra le più rivoluzionarie del secolo. Con il cubismo quindi si parte da una fase in cui le forme vengono semplicemente inserite entro puri volumi geometrici come i cubi, appunto il cono, la sfera, per arrivare poi ad essere completamente analizzata, quindi frammentata, spezzettata, come vista attraverso un vetro rotto, e il colore perde completamente di importanza, ad un'ultima finale fase che è detta sintetica, dove appunto si fa una sintesi, la forma spezzettata viene ricomposta in modo però del tutto diverso. In questa fase nasce il collage, cioè si inseriscono sulla tela parti di realtà esterna, come possono essere dei tessuti, carta di giornale, carta da parati. Insomma, una vera e propria rivoluzione artistica, grazie a quei piccoli cubi, come li ha chiamati Matisse, scomposti sulla tela. Alla prossima, onda d'arte. Ciao!